Perché di fronte al problema ambientale, bisogna avere le idee chiare, di fronte al problema delle grandi opere urbanistiche, io una la lancio subito. Togliamo le macchine dall'area del Colosseo, dei Fori Imperiali. Facciamo respirare i grandi monumenti di Roma. Qua ci sono degli archeologi, ci sono delle guide turistiche, io sono archeologo, ma sono anche un amministratore, lo condivideremo questo progetto, ci metteremo a tavolino con le associazioni, con i comitati di quartiere, con i municipi, con gli archeologi, perché gli archeologi non servono solamente per andare a scavare le buche quando la Telecom fa le buche o per vedere se c'è ancora un reperto che sussiste là. Gli archeologi sono i paladini, gli eroi dell'arte antica di questa città, questi sono gli archeologi, non sono gli studiosi chiusi nei musei, sono quei ragazzi, quelle ragazze, quegli studiosi, quei ricercatori che a 1.000 euro al mese difendono il patrimonio culturale di questa città, i professori sono quegli eroi che a 1.300 euro al mese difendono i valori, la crescita, la formazione pedagogica dei nostri ragazzi. E guardate com'è ridotta la scuola, guardate com'è ridotta la scuola. Un comune serio, una Roma capitale seria, prima pensa alla scuola e poi pensa a tutto il resto. Prima va sui centri culturali di formazione e poi va tutto il resto. Prima pensa a un grande patto tra l'imprenditoria e le comunità cittadine per far crescere la città e non le mette uno contro un altro per un semplice parcheggio, per uno scavo alternativo, non li mette uno contro l'altro, li mette davanti a un tavolino e li fa discutere e il risultato lo porti a casa.